Allora, il comitato esecutivo ha riconosciute come valide 5 candidature che corrispondono a Bossi Umberto, Manis Bernardini, Salvini Matteo, Stefanazzi Roberto e Stucchi Giacomo. Quindi questi saranno i nomi su cui partirà la raccolta delle firme, che inizierà venerdì 15 e si concluderà giovedì 28, e il 29 verranno ufficializzati i nomi di quelli che hanno raccolto dalle 1000 alle 1500 firme, come previsto dallo statuto e regolamento. E le altre candidature che non sono state giudicate valide, per esempio quella di Pini, che problemi avevano? Hanno dei difetti di forma per cui non sono state ritenute valide. Quali esattamente, Pini? Ma la non presentazione presso la segreteria organizzativa, come invece veniva previsto dal regolamento. Adelogli, le voci su una candidatura unitaria insomma, non sono state portate a termine, è un problema che insomma ci siano così tanti candidati, insomma i litigi nella Lega permangono, arriveranno fino al congresso? No, vede, queste non sono candidature, sono pre-candidature per cui ciascuno dovrà raccogliere le firme, quindi non è detto che dei 5 nominativi a fine del mese ci siano 5 candidati, è evidente che abbiamo anche un lasso di tempo per cercare ancora di più una candidatura unitaria o comunque una candidatura largamente prevalente. Poi dopo, se ce n'è più di uno, ben venga per la democrazia, però lavoreremo anche in quel senso. Avete paura di una scissione? Beh, guardi, proprio le scissioni in questo momento le vedo possibili in casa da altri, da noi proprio quest'area non c'è, perché diversamente non ci sarebbero per esempio 5 candidature. Le regole per questo congresso, le regole per la raccolta delle firme e poi per il voto sono state molto contestate anche all'interno della Lega. La questione della trasparenza rimane, come l'affrontate? Ma guardi, proprio per evitare qualunque tipo di dubbio, e le dico da parte nostra di raccolta di contestazioni, forse le avete più voi giornalisti che noi, comunque noi abbiamo previsto che, diversamente dalle prime ipotesi che vedevano il voto nella giornata del 7 e poi lo spoglio il sabato successivo, si voterà fino alle ore 17 del sabato 7 e immediatamente dopo la chiusura delle urne procederemo allo spoglio, quindi avverrà davanti a quelli e coloro che hanno votato, al presidente di seggio, quindi immediatamente, quindi proprio totale. Quindi è cambiata questa cosa. Esattamente, totale trasparenza. Poi se uno aspetta di vedere il regolamento finale, certo, forse sa che certe precauzioni, quindi, le abbiamo già viste anche noi. Il congresso non avverrà più a Torino e lo spoglio non avverrà più a Torino. Il congresso avrà solo il compito, attraverso dei delegati, di ratificare quello che è l'esito delle primarie, ma con uno spoglio è già tutto concluso nella giornata di sabato. Quanti militanti stimate possono votare? Guardi, possono essere a 20 diritto al voto? Dobbiamo fare la fotografia proprio ad oggi, lunedì 11 novembre, quindi per stasera sono in grado di avere dei conteggi. Come avete accolto il ritiro della candidatura di Tosi? Ma vedi, Tosi non l'ha mai candidata, non l'ha mai presentata, poi i giornali scrivono che evidentemente anche rispetto al progetto che si è posto in essere in quella giornata di Mantova, i suoi obiettivi sono diversi rispetto al fatto di fare segretario federale. Mossi potrebbe ripensarci, le diceva, abbiamo tempo per cercare un'unità che in questo momento non c'è. Ma guardi, io credo che poi alla fine, insomma, dei nominativi su cui votare ci debbano e ci possano essere, quindi nel momento in cui abbiamo scelto la strada di far votare tutta la militanza, veramente tutto il popolo della Lega, che si sceglierà il suo segretario, non vedo quali difficoltà ci siano. Calderoli, un momento delicato questo per la Lega, e ci sono le europee all'orizzonte. Di che segretario ha bisogno la Lega Nord in questo suo momento? Ma io credo che il giorno del congresso il segretario presenterà quello che sarà il suo programma, e quindi fino allora non credo sia utile e giusto anticipare dei contenuti, però a me sembra che ci sia. Parliamo di caratteristiche dell'uomo, diciamo così. Ma io credo che ci voglia una persona decisa, questo è importante anche perché in vista delle europee ci saranno delle posizioni e delle decisioni estremamente importanti, perché sono battaglie che la Lega ha fatto da anni rispetto a posizioni che poi si sono dimostrate assolutamente attuali e in contrasto con invece il comune pensiero che tutto quel che è Europa è bello.
Avete provato a chiedere a Bossi di rinunciare alla sua candidatura? No, assolutamente nessuno ha intenzione di fare richieste di ritiri di candidatura. Ciascuno che è convinto deve arrivare fino in fondo. Però il fatto che ci siano state queste così tante candidature anche nell'ultima settimana dimostra che qualche mal di pancia nei confronti di Salvini, che comunque ha l'endorsement di Maroni, qualche mal di pancia c'è stato, insomma. Allora, io di mal di pancia al limite ne parlerò alla fine del mese quando vedo quanti sono i candidati veri. Oggi avrebbero potuto essercene anche 20 del primo che si sente in grado di fare il segretario, dopodiché non raccoglie le firme e quindi l'iniziativa nasce e muore. A fine mese sapremo quanti sono i candidati, però mi sembra che nel PD siano 4, poi vedremo alla fine quanti saranno. A me non sembra che numeri del genere siano numeri eccessivi. 10, 15, 20 sarebbero stati il segnale di mal di pancia. Se sono 5, poi c'è la raccolta firme, credo che quel tipo di mal di pancia passa anche con la Magnesi. Okay. Allora, l'ultimissima cosa, la Lega Nord come guarda a quello che sta succedendo nel resto del centrodestra? Si torna a Forza Italia, discutono, litigano? Allora, con tutti i cambiamenti che ci sono giorno per giorno, aspetterei di vedere qual è l'esito finale di tutta questa vicenda per prendere delle decisioni, se no una dovrebbe cambiarla tutti i giorni. Non le quadra per ora il tutto, insomma. No, non le quadra. Vedo un giorno si rappacificano, il giorno dopo c'è la rottura, il giorno dopo no, prevalgono le colombe piuttosto che i falchi. Vedremo alla fine, in caso d'altre non è mai bello andare a guardare. Sulla decadenza, la vostra ultima parola qual è? No, sulla decadenza noi abbiamo sempre mantenuto la stessa posizione, ritenendo che non si possa applicare una sanzione afflittiva quando c'è di mezzo una retroattività della norma. La norma è venuta dopo il reato e quindi non si può applicare una retroattività a una sanzione afflittiva come quella pesante che comporterebbe per la decadenza prima e la non candidatura per 6 anni. Senta, la legge elettorale secondo lei si potrà cambiare visto che questa settimana ritorna la discussione in commissione in Senato? Allora, martedì si va finalmente al voto. Il PD ha proposto il doppio turno sapendo che non c'è una maggioranza in grado di poterlo sostenere e quindi è evidente che prevale la linea Renzi che vorrebbe andare al voto il prima possibile mantenendo il Porcellum. In questo senso mi sembra perfettamente allineato con Berlusconi e con Grillo che la pensano alla stessa maniera. Per far venire alla luce tutti questi giochetti noi abbiamo presentato una nostra di ordine del giorno che prevede il ritorno al Mattarellum che viene decantato da tutti ma votato da nessuno. Adesso per martedì saranno quali sono i giochi dietro la legge elettorale. Sulla questione della sua causa dopo le frasi sul ministro Chienga, qualche novità? Tutt'oggi non è ancora. Ma si pente alla fine di aver detto quella frase? Guardi, ne ho parlato in tutte le salse, ne ho parlato in Parlamento, ne ho parlato nei comizi. Rispetto alla parte giudiziaria attendo che qualcuno mi notifichi qualcosa perché a tutt'oggi non sono ancora in possesso di nulla. Allora, scusi, Maroni si è speso per Salvini, la nomenclatura della Lega è tutta allineata con Maroni? Ma guardi, io sono perché ciascuno non sponsorizzi nessuno perché tante volte il tentativo di far andare le cose in una certa maniera non risulta poi quello che si vorrebbe, quindi credo che i militanti abbiano la loro testa, possono farla funzionare bene e quindi ciascuno vada sulla linea. Poi dopo anch'io andrò a sottoscrivere una candidatura, visto che ciascun militante può sottoscrivere una sola candidatura. Nel momento in cui ci vado glielo dico.